E allora siamo arrivati all'ultimo martedì da vivere insieme anche con il nostro preparatore atletico di fiducia, che poi tornerà come sempre nella nuova stagione con noi, Pierluigi De Pascalis. Buongiorno Pier. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, sempre qui nel Fizz in the Morning andiamo a parlare e a raccontare di quelli che sono i suggerimenti per chi volesse magari praticare dell'attività fisica in questo periodo vacanziero. Sì, ormai siamo veramente agli sgoccioli, questa è la nostra ultima puntata, quindi approfitto anch'io in via anticipata per salutare i nostri ascoltatori. E cos'altro possiamo dire? Sicuramente ormai siamo giunti alla fine, noi ce l'abbiamo messa tutta durante quest'anno per spronare in tutti quanti i modi le persone a fare attività fisica e diventare attivi. Abbiamo raccontato dei vari vantaggi, abbiamo raccontato di tutta quanta una serie di discipline che è possibile affrontare. Ora ormai siamo agli sgoccioli, però non è detto che luglio o agosto non possano essere il momento migliore per cominciare l'attività fisica, perché molti pensano che soltanto a settembre si possa cominciare. Beh, considerato che la maggior parte delle persone trova come alibi quello di non avere tempo, non ho tempo per allenarmi perché sono impegnato, insomma abbiamo tutti quanti una serie di faccende da fare nel corso dell'anno, cosa è meglio di un periodo di vacanza invece per cominciare? Allora possiamo sfruttare questo periodo, possiamo sfruttare i luoghi in cui ci rechiamo in vacanza anche semplicemente per fare quelle attività che sono di natura ludica e che spesso vengono organizzate pressoché ovunque, che noi ci troviamo in un villaggio, che ci troviamo insomma in altre situazioni, è un'ottima modalità per farlo. Anche delle semplici passeggiate, magari particolarmente lunghe, magari in riva al mare, possiamo anche approfittare insomma per respirare una maggiore quantità di iodio, che sicuramente può essere positivo, visto che in inverno magari siamo maggiormente al chiuso delle città e non abbiamo questo tipo di opzioni. Chi ha degli animali, ecco, visto il periodo, piuttosto che abbandonarli, insomma, che non sarebbe, anzi non è, non uso il condizionale, non è sicuramente una buona idea, e piuttosto che fare questo invece possiamo sfruttare proprio i nostri animali per portarli un po' a fare anch'essi delle camminate un po' più lunghe e può giovare insomma sia a loro che a noi. Insomma, noi ce l'abbiamo messa tutta, ribadisco, per chi poi proprio anche con questi ultimi suggerimenti decide di non avviare l'attività, beh, ci riproveremo il prossimo anno, noi ad ottobre, il prossimo anno, prossima stagione, noi ad ottobre saremo di nuovo qui e quindi ripartiremo in maniera insistente. Grazie Pier, buone vacanze e grazie per essere stato con noi in tutta la stagione. Buone vacanze, buone vacanze.